Oggi, 27 gennaio, giorno della memoria, come tutti gli anni, da 11 anni, Ottavo Colle fa l'iniziativa appunto sulla memoria, dove siamo appunto in piazza di Porta San Paolo, dove è stata combattuta una pagina molto importante e fondamentale della resistenza romana e italiana. È un'iniziativa alla quale teniamo molto e la facciamo con coerenza ogni anno dalla nostra fondazione. Quanto abbiamo fatto per difendere Roma? Quanto abbiamo fatto? Oggi ci sono le labiti. Oggi vediamo appunto le targhe, che ce ne sono molte qui a Porta San Paolo, le pietre di inciampo che ahimè ogni anno, no ahimè, per fortuna ogni anno il Comune di Roma decide di apporre. Ho detto ahimè perché ci dà il segno vedere e camminare su una pietra di inciampo della tragedia che è stata vissuta dagli ebrei romani in questa città. Quindi parliamo e parleremo anche di un altro monumento che è qui dietro le mie spalle, tutti i potenziali bersagli in cui lo scultore volle mettere come sentinelle tutte le persone perseguitate nei campi di sterminio, compresi appunto i Sinti, i Rom, gli antifascisti e naturalmente anche le persone omosessuali. Quindi è un'iniziativa a tutto tondo che vuole andare a parlare delle persecuzioni e del genocidio di tutte le categorie che si sono opposte al disegno nazifascista.